cosa è mancato qui al Lancone. Il Teramo ha meritato la vittoria. Sì, Teramo ha meritato la vittoria. Io credo sia stato un primo tempo alla fine anche equilibrato, anzi abbiamo fatto credo 20-25 minuti bene all'inizio. Poi abbiamo commesso un paio di errori e ingenuità, tra cui il gol preso, perché abbiamo perso una palla con 2 contro 1 in questa mezza mischia, anche se avevano avuto un'occasione anche prima. Dopo, onestamente, il secondo tempo, il primo quarto d'ora soprattutto ci è andata bene, perché abbiamo avuto 3-4 occasioni da gol, e quindi ha meritato la vittoria. Per noi un passo indietro che ci sta, fa parte del nostro percorso. Noi siamo una squadra comunque giovane, partita molto tardi, e dobbiamo passare in mezzo a queste difficoltà e cercare comunque di superarle. E oggi per noi un passo indietro sicuramente. Come si spiega questi alti e bassi di inizio stagione? No, ma noi non abbiamo avuto alti e bassi, eh. Noi abbiamo fatto prestazioni sempre buone, perché noi abbiamo perso col Chieti e a Senigallia in maniera immeritata, a differenza di oggi. Quindi non è una questione di alti e bassi. Oggi è la peggior partita da quando abbiamo iniziato il 5 agosto, però succede, bisogna metterla in preventivo. La scelta di Martiniello in panchina come si legge? No, sono scelte così, succede, siamo in tanti e da quando ci sono i 5 cambi diventano comunque per un allenatore una cosa importante, quindi cercavamo di sfruttarlo dopo, una scelta normale. L'obiettivo dell'Ancona di quest'anno? Ma noi siamo partiti, non abbiamo obiettivi, il calcio ad Ancona era morto. 5 agosto ci siamo rimessi in moto, non è assolutamente semplice, abbiamo un compito difficile, noi in campo, la società fuori, quindi non abbiamo obiettivi particolari, poi quando si arriverà a maggio vedremo.